Antipasto playoff al Luigi Averna. Russo, Sebastiano e Nisiana di fronte, terza e seconda di un girone E di prima categoria che si appresta a vivere il rush finale con le ultime sei tappe. Stadio di Torre Archirafi gremito per il big match di giornata. Straordinaria cornice di pubblico, favorita anche da una domenica pienamente primaverile. Ci sono tutti i presupposti per rimanere lassù tra i biancazzurri dello Ionio. La Nisiana è lontana dal vertice e intende mantenere a questo punto il ruolo di vice palagonia in vista dei playoff. Pappalardo, Falco e D'Angelo indisponibili nella Russo. Davanti a Cisterna dunque difesa 3 con Vecchio, Parisi e Costanzo. In mezzo Bonomo, Didio, D'Urso, Trignano e Bonaccorsi. Di punta Napoli e Dumitrascu. Parte col piglio più intraprendente la Nisiana. Coco appoggia per Signorelli che lancia il compagno di reparto in verticale. Il sinistro di Coco è ancora negli spogliatoi. Nicosia apre per Abbascia, non dei migliori l'intervento a liberare di Costanzo, e allora ci pensa Cisterna a murare le velleità giallo-nere. Rompe gli indugi la Russo che cresce col passare dei minuti. Dumitrascu illumina l'attacco della Russo, indietro per Bonomo che gli restituisce palla, fuori gioco per il capitano di casa, non più di 5 metri dalla porta. Poi Bonomo in mediana perde il duello con Coco. E allora Romano in combinazione proprio con il dinamicissimo numero 8 catanese, idee opache per lui sotto porta. Abbiamo oltrepassato di un giro di lancetta il quarto d'ora. Dall'altra parte finalmente una Russo più aggressiva. Napoli dal corner, salgono i centrali di retroguardia, Vecchio e Parisi che provano a forzare il blocco della Nisiana sotto porta. Poi D'Urso con decisione cerca di forare, Calanna ci mette l'esperienza, il pallone si trasferisce sui piedi di Trignano. Grandissima occasione e rete che non matura solo grazie all'opposizione di Zanghi. E il minuto 22. La carica di D'Urso è un momento favorevole per l'11 allenato da Graziano Sapienza. Dall'out laterale, gran tacco di Didio in orizzontale per Dumitrascu. L'arbitro Falco di Siracusa ferma tutto, altro offside di difficile valutazione. Dall'altra parte Coco rinnova il duello con Cisterna e strada sbarrata anche in questo caso. Partita dai ritmi decisamente intensi, vediamo la Russo in azione con Cisterna che fa accendere il motore a Bonomo in mezzo al campo. Si creano ampi spazi e allora pallone per Dumitrascu, al limite la porta è lontana. La risposta dei gialli di D'Antone. Signorelli si rivede al reparto impostazioni, servizio per Coco che ci prova in tutti i modi ma senza convinzione lì davanti. I padroni di casa ringraziano per l'occasione. E allora la Nisiana non va troppo per il sottile quando c'è da fermare. Panico Dumitrascu, Messina finisce sul taccuino del direttore di gara. D'Urso detta i tempi, la fa viaggiare nella zona di Dumitrascu, convergenza verso la tre quarti centrale, sale D'Urso in appoggio, eccolo sul pallone, Bonaccorsi al suo fianco, Didio a sinistra, ha sul mancino il rasoterra a metà tra un tiro e un assist, sfera sul fondo, 5 al termine del primo tempo. Dumitrascu, Trignano, cavalca via per Napoli che però a fondo valle si intrappola nell'ennesimo offside di giornata e con questa azione si chiude a reti inviolate il primo tempo a Luigi Averna dopo un primo di recupero 0-0 tra Russo, Sebastiano e Nisiana. Riparte la ripresa con la stessa fisionomia della prima frazione, Nisiana avanti, Russo attenta in copertura, Signorelli giostra l'ennesimo pallone, a provarci stavolta è Nicosia, Vecchio e Parisi in due tempi, da applausi, doppio giro di chiave all'inferriata e da quelle parti non si entra. Soluzione, piazzato da parte ospite, pallone pericolosamente in aria, immenso Cisterna, salva la porta. Forse un po' di timidezza avvolge la Russo e ha bisogno di una fase di rodaggio all'inizio dei tempi. E infatti dopo un quarto d'ora Napoli disegna una mezzaluna. Zanghi imita Cisterna e risponde nello stesso punto in cui aveva chiuso le velleità di Trignano nel primo tempo. Cisterna intercetta, abbascia dove non c'è nessuno, palla a Nicosia, poi Romano stavolta ad avventurarsi in zona rossa e Signorelli troppo precipitoso, in la diagonale che si spegne sul fondo.
difesa della Russo scavalcata sul palo. C'è Romano che la mette in mezzo, Signorelli buca, non è giornata sotto porta per i catanesi. La Russo scampa il pericolo, ricomincia a ragionare e respirare. Vecchio, Bonaccorsi, passaggio di ritorno, biancazzurri che conquistano posizione di avanzamento con Dumitrascu, può far partire Napoli, costretto a trasformare la sua corsa in passo lento. Sullo sfondo c'è Pandolfo che forse tiene in gioco il 42 della Russo, comunque offside per l'arbitro Falco. Dopo Messina, Dumitrascu saggia pure le caviglie di Abbascia, altro giallo per la Nisiana. Sapienza cambia in attacco, dentro cartellone, fuori Napoli. Attenzione a questo avvicendamento da qui alla restante mezz'ora, siamo al 61. Carte rimescolate pure in mediana con Malaponti per Trignano. La Nisiana si affida alle palle inattive, dal corner sbuca Signorelli che arqua la traiettoria dal secondo palo, quindi il fischio della giacchetta fucsia ferma tutto per fuorigioco. Fiumi d'inchiostro per riportare numerosi spunti di cronaca, la Russo non vuole farsi schiacciare, ecco cartellone che fa da sponda su questo cross da destra. Dumitrascu e Bonaccorsi in conflitto nell'istante della battuta in rete. Alle stelle, rammarico alla Verna. Non c'è Napoli all'esecuzione della mezzaluna, c'è invece il destro di D'Urso. Questa volta la soluzione aerea, porge uno schiaffo alla traversa, non alla dea bendata. Fase caratterizzata dai calci da fermo, la Nisiana cerca nuovamente il secondo palo, ma Stefano Strano la cicca, nulla di fatto. Momento sostituzioni, Sciuto per Bonomo, Caltabiano per Bonaccorsi, Graziano Sapienza intravede all'orizzonte qualcosa di lieto, la sua squadra sembra avere più benzina dell'avversario. D'Urso per Dumitrascu al limite, senza effetti il destro. Come senza effetti dannosi per la Russo e questo lancio di Nicosia per la Torre Signorelli, a vuoto Calì, disperazione nisiana. Squadre che non si risparmiano, analogo discorso per i cartellini gialli. Qui va con le maniere forti D'Urso su Signorelli che cerca la porta ma alza troppo la mira. Partita interminabile, ma siamo al 90esimo. Caltabiano, efficace il lavoro in mediana. Dumitrascu all'assalto, la tiene incollata tra i piedi, fa girare tutto il reparto coinvolgendo cartellone, poi conclusione, guadagna un calcio d'angolo. Intanto il cronometro fa scattare il 90 più 1. Bandierina, pallone tesissimo, sbuca di Dio, il colpo di testa energico, Zanghi smorza, irrompe cartellone, Russo in vantaggio al 91, Gaetano cartellone, giustificata l'esultanza di Dio, segna cartellone ma è un gol in condivisione tra i due protagonisti dell'azione, torsida Luigi Averna, colpo di scena sui titoli di coda, Nisiana trafitta verso la strada degli spogliatoi. 1-0 per la Russo e si riparte. Problemi per Dumitrascu, lascia zoppicante dentro Puglisi per gli scampoli di recupero. Si gioca sino al 98, la Russo e con la testa ai festeggiamenti, la Nisiana prova ad approfittarne, sferra l'ultimo assalto, Calanna altissimo dal limite. Si spengono qui le speranze di portare a casa almeno un punto da parte della formazione ospite. Finisce qui 100 minuti di un match che di prima categoria ha solo l'etichetta formale. Russo Sebastiano batte Nisiana 1-0, Biancazzurri a 39 punti e conferma del terzo posto, playoff sempre più certi, quarto risultato utile di fila, 10 punti in un mese, tallonamento iniziato proprio alla Nisiana che sta in seconda posizione. I punti di primavera sono quelli più pesanti e regalano inni di gioia dentro il campo, sugli spalti e negli spogliatoi per i vincitori. Sabato Russo Sebastiano a Siracusa contro il già salvo ma pur sempre mina vagante Santa Lucia, poi il derby col Giarre ormai fuori gioco. Questo il programma della seconda parte di marzo, col pensiero di rafforzare ulteriormente la già entusiasmante classifica. È stata una partita che sapevamo
Ostica, perché loro sono una buonissima squadra, lo sono tuttora, anzi sono i candidati ad arrivare nella seconda piazza. Noi abbiamo cercato di sfatare il nostro tabù con le partite importanti, perché fino ad oggi, se non ricordo male, non eravamo riusciti a vincerne una, o almeno ci siamo andati vicini, non ultimo il Palagonia. Le ripeto, siamo contenti della prestazione, della reazione contro una buonissima squadra quale è la Nisiana. Quindi noi continuiamo a fare il nostro cammino, che è quello di ormai cercare di ottenere il massimo con le nostre forze, portando avanti i nostri valori, che sono quelli dello sport, lealtà e rispetto per l'avversario. Per il pubblico spero sì, per le prossime partite possa essere sempre più numeroso, e le ripeto, cerchiamo di portare avanti dei valori che siano importanti dentro e fuori dal campo, perché la maggior parte dei tifosi che stanno fuori ci seguono durante la settimana, sono i genitori del nostro settore giovanile, dei bambini del nostro settore giovanile, quindi il fattore mentale è quello di riuscire a fare dello sport sano, evitando quelle stupide, diciamo, manifestazioni di anticalcio che magari possono compromettere quello che è la genuinità di questo sport. E noi cercheremo di arrivarci matematicamente nei playoff e poi vedere di fare, diciamo, un playoff all'altezza della Russo Sebastiano. Abbiamo visto un infortunio alla fine, come sta il giocatore che è uscito? No, Marius sta abbastanza bene, ha una forte contusione, no, niente di grave, quindi sarà tranquillamente recuperabile per la partita di sabato contro il Santa Lucia. Ecco, che avversario sarà? Che avversario ti aspetti? Il Santa Lucia è stata una delle poche squadre che ci ha messo in difficoltà qui in casa, giocano bene a calcio, logicamente avranno il favore del campo in erba sintetica. Vediamo, rispetteremo loro come abbiamo rispettato la maggior parte delle squadre che abbiamo incontrato fino ad oggi. Sicuramente il merito è di tutta la squadra che ci ha creduto fino alla fine. Abbiamo avuto qualche occasione prima del gol, la traversa di Durso e poi finalmente la palla giusta, mi sono trovato lì e l'ho buttata dentro, però il merito è pure di Dio, che è un gran colpo di testa, la palla è rimasta lì e ho segnato. Intanto abbiamo affrontato una squadra preparatissima che non per caso è seconda in classifica e ha fatto tutti quei punti, una squadra combatta, gente di esperienza, un allenatore preparatissimo, e quindi è venuta qua giustamente dalla seconda in classifica. Noi siamo stati bravissimi, abbiamo interpretato la partita nel migliore dei modi grazie al mister che l'ha preparata bene e ci siamo riusciti. Sicuramente l'aiuto del pubblico, come sempre, non solo oggi, ci aiuta tantissimo, e infatti noi miriamo a fare i playoff in casa perché è importante e sappiamo che con il pubblico nostro siamo uno in più in campo. Gaetano, l'aria è cambiata rispetto all'anno scorso, insomma, quando si parlava di tranquilla salvezza, c'erano patemi dentro, fuori casa arrivavano magari spesso i risultati, quest'anno la squadra sembra molto più quadrata. Cosa è cambiato? Ma è cambiato la mentalità, magari quest'anno per la prima volta dal primo momento ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto che dovevamo fare qualcosa che questa società magari ha sperato negli anni, però non è riuscita mai a fare, cioè i playoff. Ancora non è fatta perché abbiamo altre battaglie da andare ad affrontare, però ci proveremo fino alla fine, e lo spirito che si è visto oggi è quello giusto, sicuramente saremo lì fino alla fine. Chi dedica Gaetano Cartellone il gol della vittoria? Al pubblico, che oggi è stato veramente l'uomo in più.